Sono usciti fuori con il restauro, le persone hanno fatto ascoltiamo Assunta che ci dice qualcosa su questo. Scusa, riprendi bene la buona signora Sormenaglia. Allora, quindi siamo riusciti finalmente ad entrare in questa parte del monastero, come abbiamo detto è quella più antica e anzi bisognerebbe bene capire come mai si trovano qui degli affreschi comunque del 1300, perché ricordiamo il conservatorio nasce nel 1592, ovviamente sul precedente tempio pagano, quindi ovviamente dal tempo